il contatto diretto con la bellezza è l'unica forma e anche la migliore di educare i ragazzi, metterli a contatto col bello, poi il bello è educato solo. Si dimentica di guardare, si vedono tante cose ma non si guarda quasi niente. È necessario educare i ragazzi a guardare. Io credo che uno dei difetti della scuola di oggi è sottovalutare l'importanza che la bellezza, anche la bellezza delle immagini, ha nel processo educativo, perché si tende a fare una scuola solo della parola, mentre credo che l'estetica, la bellezza, sarebbe una strada molto facilitante. Una educazione dovrebbe portare a una bellezza della persona. Essere una bella persona è il fine di una vita umana, ed educare dovrebbe significare questo, aiutare qualcuno a diventare bello di fuori e di dentro. Penso che la dimensione della bellezza sia assolutamente fondamentale nell'educazione. Parlo in concreto di film e serie televisive che hanno una grande capacità di coinvolgere, di emozionare, anche di suscitare interesse, soprattutto attraverso la costruzione della storia che, quando è fatta in modo efficace, apre il cuore e fa aderire ai dilemmi del personaggio. Saper approfondire, trascendere la immediatezza, la pura apparenza e arrivare un po' alla verità delle cose, è quello che serve un po' una riflessione realistica, no? Sull'arte. No? Ma forse il rischio più grande penso che sia la perdita di tempo, cioè il tempo che noi passiamo a fare swipe, a fare scorrere le immagini che guardiamo senza un grande senso. L'opportunità invece è di conquistare un territorio nuovo, arrivare dove prima non si poteva arrivare e raccontare storie in una modalità che coinvolge molto di più, che prima non si poteva fare. Imparare a raccontare la propria storia, che poi è quello che fa innamorare altri, perché poi arriverà qualcuno a cui piacerà questa storia e la costruiremo insieme.